Siamo qui negli studi di San Marino Fixing con una candidata di Alleanza Popolare, Silvia Santi, alla quale chiediamo un giudizio sul futuro del territorio sammarinese dopo che in questi anni, 30-40 anni, è mutato enormemente. Dunque, San Marino negli ultimi, forse 30-40 anni è troppo, negli ultimi 20 anni con l'ultimo piano regolatore, ha visto il suo volto trasformarsi, cementificarsi tantissimo, ma soprattutto ha visto realizzare tantissime abitazioni civili. Quindi, a fronte di questa grande crescita di popolazione, non c'è stato un equivalente quantità di servizi, dotazioni infrastrutturali di cui il territorio purtroppo non si è munito. Ci troviamo ora a fare fronte a certe emergenze, sia dal punto di vista idrico, vediamo che ogni anno abbiamo dei problemi idrici non indifferenti, sia dal punto di vista fognario, sono anni che si parla di interrare l'Auso, comunque di canalare l'Auso, comunque di pulirlo in qualche modo, ma non se ne è fatto ancora niente. Io credo che la reglementazione delle acque sia la base di una società civile. Purtroppo a San Marino ancora la divisione tra acque bianche e acque nere non c'è, quindi questo è proprio alla base della società. E poi le infrastrutture in generale, infrastrutture intendo anche telecomunicazioni, quindi ad un aggiornamento totale di tutte le modalità di telecomunicazione sammarinesi che possono poi attrarre anche nuovi investimenti, perché ricordiamoci che senza infrastrutture nuove imprese non vengono a investire a San Marino. Allo stesso tempo io credo che non debba essere sprecato un centimetro quadro in più di territorio, soprattutto per la civile abitazione, mentre io accoglieremmo noi come Alleanza Popolare con grande interesse progetti di sviluppo economico incentrati su alcuni temi, come potrebbero essere il polo scientifico e tecnologico. Allora si andrà a creare un piano di sviluppo dove sì, lì sicuramente ci sarà bisogno di individuare nuovi spazi per lo sviluppo, oppure uno sviluppo dal punto di vista culturale, allora nuovi musei, allora certo ci saranno da fare, da sacrificare il territorio per creare nuovi edifici. Quello che io mi auguro è che comunque riusciremo a pianificare e quindi a creare non un nuovo piano regolatore inteso come piano di edifici civili, ma un piano infrastrutturale, quindi legato ai servizi e allo sviluppo economico del paese.